quartiere della parte sud di Los Angeles. Nell'estate del 1965 fu teatro di una rivolta razziale che causò 34 morti e migliaia di feriti. Qui, in un arco di tempo che va dal 1921 al 1954, Simon Rodia, un italiano nato a Serino, in provincia di Avellino, ha costruito quello che poi è diventato il simbolo del quartiere, le Watts Tower. Rodia rappresenta uno che viene dal nulla, che ha poco, però con le sue proprie idee, le sue spinta anche spirituale, non so, questa voglia di fare, crea qualcosa dal nulla. La base portante delle torri è costituita da barre di acciaio ricoperte di porcellana, conchiglie, pezzi di bottiglie e altro materiale di recupero. Rodia iniziò a costruire le torri senza un progetto e senza attrezzature sofisticate. Nonostante tutto, le torri più alte raggiungono un'altezza di quasi 30 metri e hanno resistito a diversi terremoti senza riportare danni significativi. Questa è come la sua firma. Questi sono gli attrezzi, molto semplici. Questa è Rodia. This Italian immigrant, Simon Rodia, decided to build his concept of a Gothic church. Se ti guardi attorno, cioè, è una comunità abbastanza povera, sempre stata. Infatti Watts diventa il simbolo della povertà, anche delle ribellioni nel 1965. C'è questa ribellione. Durante tutta questa violenza nessuno tocca le Watts Towers. Si incendia tutto, si distrugge, ci sono morti, ma le Watts Towers, perché viene forse percepito come un bene comune per tutti. Ed è simbolo della resistenza, della creatività, quello che si può fare dal nulla. Simon Rodia è l'unico italiano ad apparire nella copertina dell'album dei Beatles Sgt. Pepper del 1967. La sua foto è in alto a destra, in compagnia di Edgar Allan Poe, Fred Astaire, Carl Gustav Jung e Bob Dylan. Le Watts Towers diventano il centro di questa attività creativa, artistica, musicale, poetica a Los Angeles, soprattutto per la comunità nera di Los Angeles, perché Watts era in quel periodo soprattutto African American. There are African Americans in the community, especially young African Americans, who think a black man built those things. Right. And we have to say, no, that's not true. L'opera di Rodia nasconde dei segreti. La forma delle torri ricorda la Sagrada Famiglia di Gaudí. Ma Rodia non era mai stato a Barcellona e non aveva mai visto l'opera dell'architetto catalano. Gli fanno vedere la Sagrada Famiglia di Gaudí, dicono, ma questo tu lo conoscevi, l'hai mai visto? Ha detto, no, mai visto. E poi chiede, ma questo qui ha avuto un aiuto? Io no, io l'ho fatto tutto da solo. Non avrei potuto neanche dire, avere un aiuto, perché non sapevo neanche io cosa dovevo fare. Alcuni studiosi hanno voluto vedere un richiamo alla tradizione folcloristica dei Gigli, tipica della Campania. Ma come Rodia stesso dichiarò, nemmeno lui aveva un'idea di dove l'avrebbe portato la misteriosa ispirazione che lo guidava. Ancora oggi, il significato del simbolismo contenuto nelle libere creazioni dell'artista non è chiaro. Ma per gli abitanti di Watts, le torri sono motivo di orgoglio e speranza.